Ne faccio una io per curiosità, ma quando cazzo te sbagliano? A me? Non ti hanno detto nulla, non si sa nulla ancora adesso. No, non voglio tornare io. Non vuoi tornare? No. Pure se ti sbannassi. No, me hanno detto, tu torni, io ho detto no, no ragazzi, io sono il re, infatti sto bevendo una corona. Allora, questo evento personalmente l'ho trovato un po' pacchiano. L'ho trovato un po' pacchiano perché non lo so, cioè, c'era le luci, erano brutte. Poi il Cerbero un po' non mi piace personalmente, non mi sta simpatico quasi nessuno. E basta, a posto. Dalla torre. Allora sicuramente Simone Santoro fuori, perché palesemente era nello debole del Cerbero. E l'altro, boh, non lo so, probabilmente Flame, perché Marra sta diventando padre, quindi dobbiamo preservare la vita. Tu sei la persona adatta che allora dici. Penso veramente tutti bravi ragazzi. E penso che non ci sia niente di contorto dietro, un po' di schifoso, putrido, tipo trattamenti differenti tra le persone. Penso che sia tutto ok. Tutti bravi ragazzi. Perfetto. Io mi sono appena reso conto che sto iniziando a capire adesso il tuo sarcasmo finalmente. Sbannate il cabrone. Sbannate il cabrone. Che c'è anche lui se vuole affacciarsi. Frigato. Un saluto. Frigato, grazie. Tanto mi sbaglio. Frigato. Vabbè, non ne segui sicuro, stai tranquillo. No, qualche volta. Piano piano, non è detto. Frigato. Non è detto. Ok. Bello. Speriamo. Sì, no, noi incrociamo tutti le dita comunque. Comunque pochi giorni, ti hanno dato uno strike. No, a lui o a me? A lui. No, a lui non lo so. No, io sì, una settimana. Ah, almeno. Quindi vado a fare un po'. Cioè, almeno sono quando sarà uscito sto vlog, lui sarà già in giro per l'Italia. Ma magari sarà sbannato di nuovo. No, speriamo. Ma magari sarà sbannato di nuovo. Se vuoi da due, probabile. Se vuoi da due, al terzo quelli come te e come me sono fuori dai giochi. Ottimo. Lo dico già adesso. Non lo sapessi. E te lo dice uno che lo sa bene. No, ma io so poco. Guarda, non lo so perché sinceramente mi piace il cazzo. A me piace il cazzo ed è per questo che vado molto d'accordo con l'altro essere pensante. Adesso fantastico, grazie mille. Va bene così. Oh, Mr. Flame, minchia! Io guarda che ho appena fatto un'intervista ora e ho detto porco Dio Mr. Flame, stai parlando male di me! È il migliore, amore mio! Da un po'. Però mi sono messo un attimo in mezzo là perché avevo paura. Oh, sorpresa! Sì, ho detto che un posto gratis, io mi sono. Ragazzi, stavate combinando? Assolutamente, seguite sempre Mr. Flame perché tra il Cerbero lui è quello che ne sa. Io sì, vabbè, comunque fanno anche molto le mie tre lauree, secondo me, anche grazie a quello, devo dire. Sì. Perché se non fosse per quello, per la mia immensa cultura, credo che non sarebbe così attualmente. No, assolutamente. Grazie. Ragazzi, un brindisi.